Il riscatto delle campagne abruzzesi passa per L'Aquila e per la Tre Giorni di Made in Italy, evento che ha trasformato Piazza Duomo, il cuore pulsante del capoluogo di regione, in una grande fattoria a cielo aperto, con le eccellenze del territorio e delle altre regioni colpite dai terremoti. Un bilancio più che positivo, quello tracciato dal presidente regionale di Coldiretti Abruzzo, Silvano Di Primio, legittimato anche dalla visita sorpresa nel giorno dell'inaugurazione del presidente della Camera, Roberto Fico. Questa è l'eccellenza della provincia, con aziende che sono risorte dal terremoto, con l'aiuto anche di Coldiretti. Certamente Coldiretti ha avuto immediatamente una solidarietà nei confronti degli agricoltori aquilani, ma subito dopo si è prodigata con un pensiero politico, ecologico e una visione lungimirante per portare queste eccellenze alla ribalta. È l'unico sistema per fare filiera made in Abruzzo, e che potrete sicuramente, avrete potuto in questi giorni toccare col palato. Iniziamo proprio dall'Abruzzo, dall'Aquila, perché per noi è simbolo di coraggio, di rinascita. Quello che è successo all'Aquila è successo in tutto il centro Italia. Grazie all'esperienza degli aquilani abbiamo anche capito come affrontare una situazione così difficile, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo aiutato i territori più deboli a poter ricostruire quello che in realtà avevano perso, e non per loro scelta. Crediamo che le comunità agricole abbiano avuto un grande ruolo in questo, perché sventando il rischio dello spopolamento hanno dato modo a questo territorio, come agli altri territori, di poter pensare al futuro. Siamo molto convinti che trattare l'emergenza sia importante, ma trattare la ricostruzione non solo edilizia ma anche produttiva sia ancora più importante. Pensiamo che attraverso il cibo e quindi il settore agroalimentare possiamo continuare a presidiare territori difficili e soprattutto portare economia in quei territori. Tra mortadelle, pecorine e amatriciana per i visitatori. Oltre ai prodotti dell'Abruzzo, in bella mostra anche i salumi di Norcia, con una delegazione di imprenditori agricoli che hanno lasciato le campagne di Umbria, Lazio e Marche per arrivare all'Aquila. Un mercato della rinascita, della solidarietà e del riscatto. Migliaia di visitatori che hanno apprezzato le eccellenze dell'agroalimentare, con molta curiosità anche per la parte dei vini d'Abruzzo e per l'eloteca. Laboratori del gusto, laboratori didattici con percorsi sensoriali anche per i più piccoli e poi l'arca di Noè con gli animali. Molto partecipata la parte convegnistica, che ha riservato momenti di proposta e riflessione per far emergere le opportunità per i più giovani ma anche le problematiche del settore. Tra queste c'è l'allarme fattorie. In 10 anni sono infatti scomparsi 150.000 capi di bestiame tra bovini e ovini. Una perdita che ha riguardato la montagna e le aree interne, soprattutto colpite dal sisma. Dal terremoto ad oggi in Abruzzo sono scomparsi infatti ben 21.500 bovini e 137.000 ovini, con una diminuzione nei rispettivi settori del 25 e del 40%. A conti fatti è scomparso un bovino su 4 e 4 ovini su 10. A rischio c'è dunque la straordinaria biodiversità del territorio. In questi ultimi 10 anni l'Abruzzo ha perso tanti animali, ha perso tanti allevamenti. Parliamo quasi di 4 allevamenti su 10 di ovini, quindi 4 capi su 10, e parliamo del 25% in meno di capi bovini. Quindi numeri importanti. È evidente che bisogna fare qualcosa per riportare comunque l'allevamento nelle montagne, perché evidentemente fa vivere proprio il territorio. Gli strumenti sono semplicissimi, le regole. È evidente che l'Italia oggi soggiace a quelli che sono dei problemi molto più grandi, perché noi siamo in un'Europa, noi siamo
evidentemente in un concetto economico molto più ampio, e abbiamo bisogno che le regole siano chiare, altrimenti la concorrenza sleale che giornalmente si verifica nei mercati provoca questi effetti devastanti all'agricoltura. Devo dire che durante la manifestazione sono usciti i veri problemi dell'agricoltura, li abbiamo espressi in tutti i modi ai nostri governatori, per cui ci attenderemo risposte che sicuramente verranno. Perché quel riguarda i giovani, io sono stato un giovane agricoltore, un giovane imprenditore, e dico a loro che l'agricoltura, e quindi l'agricoltore, è un imprenditore, quindi deve avere un'idea, la deve brevettare, quindi tutelare, deve trovare i soldi, quindi deve essere credibile nei confronti delle banche o dei consorsi di economici, e deve perseverare con l'obiettivo per arrivare al risultato. Non dico che bisogna essere il numero uno, però bisogna tentare a quello. Ci sono, lo stiamo vedendo, ci sono tantissime aziende che sono riuscite in questo, ed è l'eccellenza in Abruzzo. Tra i temi trattati anche l'allarme alimentare, sostenuto con degli stand per la raccolta firme su petizioni come It Original, per riportare l'attenzione sulla necessità dell'etichetta trasparente e su ciò che si mangia. In piazza i protagonisti sono stati gli imprenditori agricoli, i produttori che si sono rimboccati le maniche dopo i terremoti subiti, ricostruendo la loro azienda, i lavoratori che hanno lottato contro lo spopolamento e lo scetticismo dei clienti. Tutte aziende tornate in salute dopo anni di difficoltà, che propongono oggi novità e idee per i giovani che vogliono investire nell'agroalimentare. Un ricordo non semplice da gestire, però oggi, grazie a Dio, i nostri territori sono tornati a vivere. E in un primo momento c'è stato anche lo spopolamento di chi comunque lasciava i territori. Oggi invece c'è anche una ripresa dei nostri territori, e quindi invitiamo sempre più a venirci a trovare. Abbiamo sicuramente bisogno delle istituzioni che ci diano una mano, un sostegno per il lavoro che facciamo, ricordando che noi siamo quelli che sui territori sono rimasti e rimaniamo, quindi non delocalizziamo le nostre aziende, ma siamo ancora lì a fare il nostro lavoro, a curare e a dare sostenibilità ai territori anche montani. Oggi l'agricoltura ha un ventaglio di offerte nuove, molteplici, da quello che può essere il classico agriturismo, naturalmente tenendo in considerazione che bisogna avere un'azienda agricola come primo obiettivo, ma poi possono essere gli agriasilo, le fattorie didattiche, le trasformazioni connesse alle lavorazioni primarie. Oggi veramente c'è da inventarsi in agricoltura. Chiudere la tre giorni è stato il premio Oscar Green 2019, istituito da Coldiretti Giovani Impresa, come riconoscimento a sei imprenditori under 40 per l'innovazione aziendale proiettata verso un'agricoltura del futuro. Questi tre giorni sicuramente sono stati molto, devo dire, per noi giovani molto faticosi, perché siamo impegnati in prima linea anche nell'organizzazione di questa bellissima manifestazione. Ci sono tantissime aziende espositrici qui, appunto dirette e capitanate da giovani, che hanno dato tutto il loro supporto. Queste varie occasioni abbiamo voluto far vedere, insomma, anche un pochettino l'impegno che i giovani mettono in agricoltura, perché i produttori di Coldiretti sono i primi a aver abbinato la parola cibo alla produzione, al discorso agricoltura. Quindi non più siamo produttori soltanto di materie prime, ma produttori di cibo. E con il discorso del cibo, appunto, stiamo cercando di essere presenti, soprattutto oggi in questo periodo, in questo anno, in una ricorrenza molto importante che è quella dell'Aquila, per far vedere un po' che la ripartenza deve esserci anche dalla parte di noi giovani, che devono impegnarsi a ricostruire e a ricreare un'economia, soprattutto in questi territori che ne hanno moltissimo bisogno. Tra i prodotti premiati c'è il salame al luppolo, la cialda energetica, l'orto abile a misura di carrozzina, la stalla tecnologica, il salame al vino montepulciano e l'agricoltura in rete. Un riconoscimento speciale è stato conferito anche al dottor Romeo Pulzoni, il medico agricoltore. Io con questo prodotto ho voluto unire un po' la tradizione del nostro territorio al prodotto innovativo, appunto, che la mia piccola azienda coltiva, ovvero principalmente il luppolo.
prodotto molto particolare perché il luppolo ha un sapore tendenzialmente amaro e che probabilmente non piace a tutti. Infatti quando stavo facendo le prove per produrlo non ho avuto molto consenso da, tra virgolette, le mie capie. Però non mi sono fermata perché è una cosa che a me piace, quindi l'ho fatta fondamentalmente per me stessa, per valorizzare il luppolo che ha tante caratteristiche ancora da scoprire e un sapore molto particolare che è quello amaro che comunque dona un ricordo erbaceo e profumato a qualsiasi prodotto che, al quale viene accomunato. Questa cialda energetica è un mix di cereali abbinati a olio d'oliva, mosto cotto e miele di nostra produzione. Noi siamo una piccola aziendina a Pineto, circa 5 ettari, ed è un'azienda condotta a livello familiare. Può essere utile a tutti, diciamo che mangiandolo diciamo, è uno sprint di energia che andrà a beneficiare per tutto il corpo, essendo fatto di tutti i cereali naturali e anche diciamo, di componenti come l'olio d'oliva di nostra produzione, il miele e il mosto cotto, che sono tutti ingredienti naturali. Io ho creato dei lotti di terra, che diciamo, mi sono inventato degli orti comuni a Roseto degli Abruzzi e ad oggi ho 72 lotti da 50 metri con 72 realtà, 72 famiglie e ragazzi diversamente abili che vengono nella mia azienda per fare gli orti comuni. Diciamo, facciamo dei corsi ogni 2-3 mesi con cadenza, insegno a tutti gli ortolani, quelli che mi richiedono la mia consulenza, come produrre cibo biologico e come diciamo, trasformarlo. La stalla, la mia azienda è stata colpita dal terremoto del gennaio 2017, dove appunto ho avuto oltretutto anche la perdita di 450 capi ovini. E chiaramente all'epoca mi sembrava tutto finito, ma poi anche supportato dalla mia famiglia, da Coldiretti, dai miei dipendenti, sono riuscito a ripartire e a creare questa stalla ultra tecnologica per gli agnelli. Infatti è un'agnellaia di 1100 metri quadri, tutta riscaldata, dove noi l'aria che utilizziamo per riscaldare i nostri agnelli la recuperiamo e la utilizziamo poi per un essiccatoio per essiccare il nostro fieno e rendere il nostro fieno migliore da un punto di vista quali quantitativo, quindi da un punto di vista proteico. È un prodotto che l'azienda, la nostra azienda di famiglia, che nasce dall'allevamento di suini e ovini dal 1970, negli ultimi anni si è ristrutturata nella trasformazione di salumi per dare valore aggiunto appunto al prodotto proveniente dall'allevamento, e tra le tante specialità che abbiamo proposto sul mercato negli ultimi anni nasce appunto anche il salame albino montepulciano. Questa idea è nata e è stata sperimentata nel tempo e poi proposta sul mercato perché c'è sempre di più bisogno di cercare di unire la trasformazione appunto alle materie prime che si possono trovare sul territorio per valorizzare sempre di più quello che facciamo. Quindi è stato quasi naturale pensare al vino Montepulciano, un altro grande leader delle nostre produzioni agroalimentari, e quindi abbiamo affinato appunto i nostri salumi col vino Montepulciano. La rete praticamente è il connubio tra un'azienda agricola ed una che non lo è. Io infatti, tramite lo zafferano della cooperativa Produttori Uniti Zafferano, che saluto, di Navelli, di San Pio delle Camere, e coloro accessori moda, quindi scarpe, foulard, papillon, in maniera totalmente naturale. Quindi è l'unione tra la moda e la terra. Il territorio aquilano è particolarmente votato a una particolare agricoltura. Bisogna solo metterci le mani. E si potrebbero sviluppare delle potenzialità enormi e anche bellissime. Una tre giorni dunque dei grandi numeri con un bilancio più che positivo che guarda al sostegno dei giovani come obiettivo delle politiche agricole regionali. Il commento è stato infatti affidato alle parole dell'assessore regionale all'agricoltura Emanuele Imprudente. Tre giorni eccezionali, un grandissimo evento. Ringrazio Coldiretti che ha scelto la città dell'Aquila e la regione Abruzzo per questa importante manifestazione. In questi tre giorni qui è stata sostanzialmente la capitale dell'agricoltura in Italia e forse anche in Europa, si è dibattuto con tecnici, professori universitari, persone che conoscono il mondo in maniera mondo agricolo, tracciando le problematiche e soprattutto l'approccio a soluzioni definitive, diciamo così, per queste problematiche.
successo di pubblico, di gente, di partecipazione, un bellissimo evento, una bellissima manifestazione. Elemento molto positivo, dato che si registrava già al di là di queste giornate, è l'avvicinarsi di tantissimi giovani rispetto a quello che è il mondo dell'agricoltura, la voglia di creare impresa, la voglia di creare nel mondo agricolo strutture che rivedano nella tradizione però dell'innovazione che solo i giovani possono fare. La Regione Abruzzo, il nostro governo regionale, punterà molto nella prospettiva proprio sui ragazzi che hanno voglia di costruire aziende vere, che stiano al passo coi tempi e che possano creare occupazione e indotto nella nostra regione. Quindi bilancio positivo e soprattutto grande partecipazione a questi dibattiti, a questa innovazione da parte dei giovani, come punto di riferimento per un'agricoltura del futuro che la veda al centro delle politiche regionali e italiane.